Teatro Castelli Romani ha aperto la sua stagione autunnale con un sold out. The Company of Slippermen si sono esibiti in un musical dal titolo The Fountain of Lemuria, accompagnati dalla musica dei Genesis. Salve a tutti, questo è un, diciamo, il primo musical in assoluto sui Genesis, non proprio sulla musica dei Genesis, con la musica dei Genesis. A differenza degli altri musical che uscirono nei primi anni 2000, che erano in realtà dei jukebox, dove era un'occasione per ascoltare e basta le canzoni di vari gruppi, Queen, Bee Gees, questa invece è una storia che ha una natura propria, che vive di vita propria, la storia di questa fontana che dava la vita, che ha permesso in tutti questi anni di dare la vita, che improvvisamente, visto il comportamento di noi umani, si è completamente seccata e quindi il mondo si sta distruggendo, e naturalmente commentata dalla musica dei Genesis, che in qualche maniera si interseca e si unisce le due storie, la nostra storia con la storia dell'unico, tra virgolette, musical o opera rock dei Genesis, che è The Lamb Lies Down on Broadway, con la differenza che The Lamb Lies Down on Broadway era una storia interiore dell'io, di quello che si prova dentro, mentre questa qui in realtà è una semplice storia d'amore. Qui vicino a me c'è una delle autrici, Barbara D'Emilio, che insieme a me ha scritto questa cosa, e Goffredo Marsigliani, che è in assoluto il primo attore a cui capita l'onore di interpretare i Genesi. Ci saranno tutti una serie di personaggi terribili, bellissimi, amore e morte, e ci sarà anche la vecchia favola dei Genesis, dei due bambini che stavano giocando a croquet, e la piccola Cinzia, per sbaglio, mentre colpisce la palla, uccide il giovanissimo Harry, che a 8 anni va in paradiso, ma lui rifiuta il paradiso e vuole tornare giù dalla sua Cinzia, quindi il massimo dell'amore, e allora Dio lo punisce, lo fa tornare, ma non come sarebbe stato a 8 anni, ma come sarebbe stato a 88 anni, e gli dà il tempo del carillon per farsi riconoscere da Cinzia. Cinzia non lo riconoscerà e lui finirà dannato, ma no, quelli che però verranno a vedere quest'opera sicuramente non finiranno dannati, spero per lo meno.